Tra i tanti paesi che compongono l'Alta Langa, ce n'è uno che fonda le sue radici mistiche nel mese di novembre. Nel piccolo borgo immerso nei boschi, troviamo tracce di carattere storico-artistico ed elementi propiziatori, accarezzati dalle vivaci braccia del vento. Benvenuti a Paroldo, paese dell'Alta Langa. Siamo nel cuore dell'Alta Langa e siamo anche nel cuore dell'autunno, il periodo centrale, il periodo degli antichi, dell'antico Capodanno celtico, che andava dal primo del mese fino al 10. Il santo patrono di Paroldo è San Martino. L'annata agricola viene chiusa a San Martino, momento della raccolta dell'autunno. Paroldo è il paese che ha la sua fama come il paese del masche drole, delle masche scherzose, divertenti. La presenza delle masche, tipiche figure femminili legate alla superstizione, è testimoniata in questo paese da alcuni documenti storici ritrovati. Alla fine del 1700 Paroldo è stato attraversato da un fatto storico importante, una battaglia napoleonica, e dagli scritti di un generale di Napoleone emergono la figura di tre donne che avevano assistito ai feriti, avevano assistito i soldati del suo esercito, e donne che vengono definite medicone, quindi legate in qualche modo al mondo antico della medicina e legate alla fama di essere masche. Sono una strega, una masca. Venivano da me quando avevano paura di avere qualche malattia brutta o della quale si vergognavano. Li guarivo con le mie pozioni, con i miei intingoli. In un'epoca in cui la medicina non rappresentava la principale soluzione, i malcapitati cercavano protezione presso entità e luoghi tanto pagani quanto cristiani. Questa chiesa di San Sebastiano è di epoca benedettina, era posta all'inizio del paese a salvaguardia dalle malattie, perché San Sebastiano doveva fermare le frecce, il male, e San Rocco guarirle. Lui, che si era ritirato in un bosco, che era assistito da un cane e che gli curava le sue ferite. In più, a lato, c'è la figura del demone, tenuto a guinzaglio da San Bernardo di Mentone, e che si aggrappa alla gamba dell'Arcangelo Michele. Per scongiurare il male, questo demone gli viene scalpellata la faccia. Proprio a ricordo, a motivo di quelle che erano state le pestilenze di un tempo, il demone viene cancellato, in qualche modo per opporsi al male. Questi disegni mantengono tuttora, a distanza di 500 anni, una notevole vivacità e freschezza. La figura del cardinale Carlo Domenico del Carretto, il signore di questi posti, lascia nell'affresco il simbolo non solo della casata, dello stemma del Carretto, ma anche il simbolo della sua carica religiosa, il cappello con i fiocchi. Anche la figura del cardinale si intreccia con le masche. Deve aver mandato una lettera al Papa in cui chiedeva espressamente che i domenicani, che non erano lontani da questo territorio, non andassero a perseguitare le donne della sua terra. E quel non perseguitare in epoca di persecuzioni delle streghe significa che stiamo parlando di quelle che un tempo qui venivano chiamate masche. L'unica spiegazione può essere questa. La mia casa era sempre piena di erbe. Medicare ho sempre medicato. Quanti bambini che ho guarito dalla tosse asinina con il latte d'asina venivano da me con i vermi. Io li aiutavo facendogli bere
mezzo bicchiere di piscio di vacca tiepido. A chi si faceva un taglio o una ferita mettevo su la tela di ragno. Ma chi l'ha detto che le masche sono cattive e dispettose? È solo che ci hanno sempre considerate così, sì. Ci vuole niente, niente a mettere in giro una voce. Chiamarono il tribunale dell'Inquisizione. Io avevo paura delle torture e dei supplizi. Quante masche condannate ingiustamente come me! All'esterno un rarissimo esempio di maschera di pietra apotropaica. È molto antica, è una maschera che mostra i denti di Grignante. Apotropaica perché manda via il male. Sono molto rari questi documenti e sono molto rari queste sculture perché con l'affermarsi del cristianesimo i residui del paganesimo, delle credenze precedenti venivano mandate via, venivano cancellate. Paroldo ne ha due, una su questa chiesa e un'altra sulla chiesa parrocchiale di San Martino. Differente perché è una testa che soffia, come se soffiasse via il male. Sicuramente è molto interessante anche questa via che costeggia l'antica chiesa di San Sebastiano, conduce alle borgate che erano un tempo sotto il castello ed è una via che è sempre stata frequentata e oggetto di storie, di apparizioni di masche, o sotto forma di animali oppure perché facevano dispetti, toglievano le giacche. Qui sotto, nel campo del Lang, si ha memoria di un anziano che raccontava del raduno delle masche. Il raduno che in altri luoghi veniva chiamato Sabba. Quindi noi all'inizio del Novecento abbiamo testimonianze che anche qui si radunavano. Il cuore di Paroldo è la borgata Cavallini, perché è quella che ha ancora molte case di pietra conservate e la loro struttura, la loro architettura ricorda molto bene l'insediamento rurale di un tempo. L'ingresso della borgata è caratterizzata da un pilone. Il pilone poi è diventato per la religione cristiana anche un posto di devozione, è posto in un quadrivio e quindi ha un antico aspetto magico perché probabilmente è stato costruito sopra una struttura preesistente celtica e i quadrivi erano i luoghi in cui più sovente si incontravano le masche e difatti ci sono anche episodi che riguardano questo incrocio. Vedevano le masche coloro che nel pieno della notte tornavano dall'osteria, gli ubriachi, i malati di esaurimento nervoso, i denutriti, gli ingenui, i bigotti. Nelle parole di Nuto Revelli è questa l'essenza delle fattucchiere malvagie e pericolose di Langa e Roero. Ha 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 ha